Professore Giuseppe Pellitteri è docente ordinario di composizione architettonica e urbana alla Scuola Politecnica di Palermo. Professore, l'area tematica, l'area progettuale di cui vi state occupando riguarda i luoghi della socialità e della cultura. Ci illustra un po' quali sono le aree individuate a Lampedusa da riqualificare, da riprogettare? Sì, per questo tema, che ovviamente è un tema che si inserisce sempre nel discorso accoglienza e integrazione, soprattutto attraverso i luoghi, gli spazi, l'integrazione degli immigranti che ovviamente sono esclusi dalla società e quindi diciamo, il problema è fortemente da pensare che attraverso la rivisitazione dei luoghi possa esserci una inclusione, un'accoglienza di queste persone. Si sono scelti dei luoghi che già hanno una certa destinazione nella socialità, che sono quelli a valle dell'abitato vicino al Porto Nuovo, dove per capirci per ora c'è un campo di calcio che è stato anche luogo di eventi di spettacolo per qualche volta utilizzati per qualche manifestazione all'aperto. Probabilmente quella di fare là il campo sportivo non è una scelta felice che sicuramente mette in discussione questo luogo, che invece abbiamo scoperto avere una peculiarità forse non voluta, che è quella di avere accolto tutti i relitti delle barche che sono state, ahimè, la tomba o il mezzo di raccogliere quelle che sono le speranze o anche le storie di tante persone che per alcune si sono infrante su questi luoghi e per alcune invece probabilmente hanno dato la possibilità di accedere alla porta dell'Europa, come tutti sappiamo. Questo diventa un luogo molto importante perché può essere un luogo della memoria dove si vede come questa tragedia sia veramente stata vicina a Lampedusani, cosa che invece molti altri luoghi forse non presentano, perché molto spesso il fenomeno è più lontano dai lampedusani, e questo è invece un luogo che è sempre a contatto con i lampedusani, perché passano da là tutti per poter raggiungere poi tutta la litoranea per le spiagge. Questo è un luogo assolutamente importante. Qui è un luogo dove ci sono anche vicino delle attrezzature, c'è il municipio ed è sormontato da tutta una zona che è la fortemente storica, con i resti del castello, dove sopra c'è il Museo del Mare. La sistemazione di tutta quest'area quindi comporta soprattutto un problema di riqualificazione che noi stiamo cercando di affrontare, speriamo di riuscirci, con l'ipotesi di creare una serie di piccole attrezzature per la cultura di cui Lampedusa ha bisogno e che siano quindi sempre disponibili per gli lampedusani, ma non solo, ma anche e soprattutto nell'accogliere ovviamente. Pensiamo che c'è il porto turistico vicino e quindi chi arriva a Lampedusa, vuoi per turismo, vuoi per necessità come i nostri immigranti, vuoi chi sta a Lampedusa comunque, può sempre disporre di questi luoghi e può comunque avere sempre presente quello che è il peso di questa tragedia o il racconto di questo evento, che può essere riletto ovviamente in chiave positiva se attorno a questo si generano dei fenomeni culturali che possono comunque indurre comunque un miglioramento di quella che è la situazione per ora abbastanza tragica. Quindi un riutilizzo, una rivisitazione in chiave positiva di questi luoghi. E progettualmente, quindi concretamente, i ragazzi cosa prevederebbero, cosa penserebbero di realizzare? Il lavoro, come dire, è in progress, quindi è chiaro che magari ora, fra 2 minuti, cambieremo idea, no? Ma è quello di fare diventare questo luogo una cerniera sicuramente tra le parti dell'isola, tra la parte nuova e tra la parte vecchia, perché siamo proprio il cardine tra il passaggio dal Porto Vecchio al Porto Nuovo, e quindi
facendo una serie di percorsi che mettano in collegamento i due livelli, quindi che mettono in collegamento i due livelli e quindi possono fare direttamente portare questo spazio disponibile per eventi anche al resto della città. Con una serie di percorsi si arriva al termine della via Roma, che è ovviamente l'asse che è già dove il Museo del Mare è stato rimesso. E soprattutto con qualche correzione sulla viabilità, che vede per ora tagliare nettamente questo spazio, che, facendo invece un luogo che diventi una connessione anche tra queste parti, con l'occasione poi di potervi svolgere delle attività culturali. Grazie.